Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo Angelica Burcer e Daniele Lupo del Lungomare di Bolzano e con questa serie di conversazioni sullo spazio pubblico vogliamo avviare la residenza del 2020 con il collettivo Orizzontale. Tema della centrale di questa residenza è lo spazio pubblico della città di Bolzano, che attualmente sta attraversando una grande fase di trasformazioni urbanistiche e che stanno completamente rivoluzionando e proprio nella sostanza il centro della città. Il progetto per ora è stato posticipato a causa della pandemia in corso, ma il tema dello spazio pubblico è quanto più proprio adesso è molto attuale, proprio nel momento in cui lo spazio pubblico viene per necessità completamente negato. Oggi siamo abbiamo due ospiti appunto del collettivo Orizzontale, che sono Nasrin Moiti Asli e Margherita Manfra. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Faccio una brevissima introduzione, giusto per dare due coordinate. Il collettivo Orizzontale, per chi non lo conoscesse, è un collettivo di architetti con base a Roma. Il loro lavoro attraverso l'architettura, il paesaggio, l'arte pubblica e l'autocostruzione. E dal 2010 realizzano progetti negli spazi pubblici, soprattutto progetti relazionali, dando forma ad immagini di città dismesse e inedite. Ecco, proprio per rimanere un po' nel contesto in cui siamo, cioè quello del lockdown, siamo, mi sembra, la settima settimana ormai, con questo lockdown i nostri spostamenti si sono ridotti drasticamente e i nostri contatti sociali si concentrano quasi esclusivamente nella sfera digitale, come appunto anche questa chiacchierata purtroppo non è, deve accadere via digitalmente. E gli spazi aperti delle nostre città sono delimitati con nastri che vietano gli accessi, lo spazio pubblico è una sorta di pausa, ci sembra. E spazi che fino a poco tempo fa erano pieni di vita, i parchi giochi, piuttosto che i parchi in generale, ora più che mai sono sorvegliati e regolamentati da leggi emergenziali introdotte da un giorno all'altro e senza grandi preavvisi. Siamo appunto in un'emergenza. Sembra che la nostra libertà sia diventata negoziabile e la salute pubblica e la sicurezza sanitaria hanno priorità rispetto alle libertà personali. I principi democratici su cui si fondano la maggior parte delle costituzioni in Europa, e quindi principi come la libertà di riunione, di movimento e di viaggio, come però anche il diritto all'istruzione. Gli studenti sono a casa ormai da tantissimo tempo e perdono di fatto anche tutta una dimensione relazionale a cui devono essere educati. E tutti questi sono, appunto, siamo sospesi in questa dimensione e qualcosa ha scardinato completamente i capisaldi della normalità, che costringe tutti a ripensare un po' questi canoni basilari dell'esistenza. A partire proprio dai diritti di libertà più praticati. Perché volevo chiedervi, il vostro collettivo in realtà vive e lavora in molti luoghi del territorio italiano, tra Milano, Roma e Firenze, e osservando lo spazio pubblico da spazi chiusi e privati, come appunto nei quali siamo relegati ora, volevamo sapere appunto, osservando questi spazi, come vedete voi e quali immagini proiettate su questi spazi, quali cambiamenti osservate o che percezione avete rispetto a questa negazione dello spazio pubblico? Allora, è una questione molto interessante, perché sì, viviamo tutti in diverse città e diciamo che
Ogni luogo, ogni contesto ha delle peculiarità rispetto ad altre, però in diverse conversazioni che abbiamo avuto abbiamo notato dei punti di contatto, cioè nonostante dopo il discorso del Presidente del Consiglio i ritmi è come un po', almeno qui a Roma, si siano un po' riaccesi e risvegliati. La città è ancora silenziosa, le strade sono svuotate, c'è un ambiente molto diverso nonostante i luoghi siano gli stessi, diciamo, morfologicamente, ma l'assenza appunto delle persone o di alcuni comportamenti e attività che ci si svolgevano hanno fatto sì che lo scenario cambiasse completamente. Quello che ci ha colpito a me anche personalmente è stata questa quiete che veniva interrotta, diciamo, da dei rumori improvvisi che magari erano anche dei rumori a cui io non ero molto abituata, come elicotteri o molti invece anche dalla parte positiva, rumori della natura, di una natura che si risentiva perché c'era un silenzio invece rispetto a tutto il resto delle attività. E quindi sì, c'è una percezione assolutamente di sospensione, e lo spazio aperto nell'immaginario collettivo è diventato un luogo, uno spazio da evitare, se non per una condizione di transito solitaria, o per questioni e condizioni di necessità. E lo stare all'interno dello spazio aperto e degli spazi collettivi senza avere un'utilità che è ritenuta necessaria è diventato temporaneamente un tabù. Non sappiamo quanto sarà lunga questa fase temporanea, però diciamo in questo momento è come se si fosse negato, come se fosse stato negato come necessità. Non è nella lista attuale delle priorità sotto un certo punto di vista, no? La fruizione è scoraggiata da delle caratteristiche dei luoghi che hanno i luoghi di questi spazi aperti, di spazi che ci ritroviamo magari a percorrere per le nostre necessità momentanee, e ci sono questi nuovi elementi dissuasori, come dicevate voi, tra appunto i nastri o scotch o controlli personali o segni a terra. E pensiamo, diciamo, ragionandoci su questo è la negazione delle libertà deriva come macro sistema da una semplificazione di questo problema molto complesso per riuscire, diciamo, a garantire un controllo momentaneo. Questo approccio, però, sotto un certo punto di vista, veniva applicato anche prima della crisi, della pandemia di Covid-19. Possiamo dire in realtà che da anche le esplorazioni precedenti o come vivevamo prima questo spazio pubblico, in realtà una crisi già c'era in essere in un certo senso. Il problema attuale è che è estremamente manifesta da avere l'impossibilità di poter scegliere di vivere quegli spazi, e che quindi questa distanza tra noi luoghi e gli altri si è ampliata. E quindi diciamo che questa situazione straordinaria della pandemia ha messo in crisi un sistema che però già in parte aveva delle difficoltà e aveva dei punti critici che sono emersi con più forza adesso. Però appunto un percorso di crisi, un trauma che diciamo avviene in molti casi anche nei percorsi umani personali, dopo delle situazioni stanziali, anche di problemi ricorrenti, diciamo, di un contesto che ancora non tende a non riuscire a modificarsi effettivamente in maniera sostanziale.
acceso ha però una possibilità molto grande davanti, perché comunque ha riacceso con grande forza un dibattito sul ruolo degli spazi aperti, degli spazi collettivi che noi parliamo, dico noi, trattiamo come spazio pubblico. Ci si deve forse interrogare, appunto abbiamo detto le scuole, tutta una serie di luoghi non hanno le caratteristiche, non hanno la infrastruttura, la possibilità di poter ospitare delle forme di vita in questo momento attuale. Mi viene da pensare, faccio un esempio, la scuola non è stata aperta, se pensiamo almeno a molte scuole che ci sono su tutto il territorio nazionale, possiamo dire che anche questa è un'espressione di un problema preesistente. Molte scuole non hanno anche spazi che possono garantire un affollamento adeguato per le condizioni attuali, ad esempio. Però, appunto, quindi ci muoviamo tra queste due parole, che è controllo o necessità, e c'è questa domanda che viene: controllo o necessità? Adesso c'è questa sensazione di avere una necessità, appunto, di controllare la situazione, e quindi per controllarla di doverla necessariamente semplificare, negando, con l'accetta, comunque negando quelli che possono essere degli elementi invece di diversità da prendere in considerazione, degli elementi su cui adattare le soluzioni e le norme, come se il site specific sotto un certo punto di vista in questo momento non esistesse più. E allo stesso tempo la negazione della libertà ha creato una mancanza, e questa mancanza a cosa porterà? A un desiderio, oppure ci abitueremo ad avere questa distanza tra di noi? Questo è un po' una scommessa su, e il dubbio che si ha in questo momento anche. E comunque, osservando lo spazio pubblico durante questa quarantena, percorrendolo, soprattutto, come diceva anche, diciamo, anche Margherita nella fase dei saluti, viviamo i nostri spazi di prossimità, ma ci stiamo accorgendo comunque che che ci sia la necessità di più spazio in questo momento per le persone, e che quindi ci sia la necessità di espandere lo spazio pubblico. Moltissimi progetti, come quello che avete, che comunque era all'interno del brief di Bolzano, per esempio, era comunque un'immagine di uno spazio pubblico esclusivo che escludeva una parte forse di società a cui non volevamo guardare, magari. E, quindi abbiamo comunque una spinta a vedere l'uscita da questa quarantena come la possibilità di avere una nuova primavera. E ognuno di noi ha avuto delle visioni anche semplici sotto un certo punto di vista, ma si possono immaginare come utopistiche, perché chi si immaginerebbe di giocare a palla, non so se avete visto le immagini di Piazza Navona, un gesto semplice era già visionario prima della pandemia. Oh mio Dio, mi stanno chiamando, scusate. No, scusate. Diciamo, se avete visto le immagini del centro di tutte le città del mondo, ora è svuotato. Piazza Navona aveva il prato. Ecco, una visione è sdraiarsi su quel prato o magari giocare a palla, che sembra una visione assolutamente utopica, perché erano già dei comportamenti che erano negati in quegli spazi. Immaginiamo un cambiamento del rapporto tra gli spazi, ad esempio per le automobili, e invece quello per la circolazione delle persone in una nuova forma e con un diverso ritmo, probabilmente. Delle nuove infrastrutture e sistemi per riuscire comunque a stimolare l'incontro e la socialità, perché sono delle necessità insite nella nostra natura. E perché no, forse anche rivedere gli spazi del nostro ambiente come possibilmente più naturali e più selvatici, riscoprire una bellezza che viene con la quiete di un distanziamento anche da quei luoghi. Quindi questo, diciamo, è una miscellanea di pensieri che, diciamo, sentiamo di condividere con voi
e che ci ha stimolato anche la vostra richiesta. Grazie per queste immagini. Secondo me sono immagini appunto molto forti, quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi, cioè in queste settimane ormai, questi mesi quasi, di città svuotate che in realtà, lasciando da parte il dramma del silenzio e della vuotezza di questi spazi. Elicottero sopra casa, a proposito, scusate, un momento di rum. C'è un elicottero che passa sopra la mia testa. A proposito, ecco. A proposito. Però in realtà mettono proprio in luce anche la loro bellezza, no? E quanto in realtà luoghi che attraversiamo quotidianamente poi invece sono luoghi che non vediamo neanche più. Ci sembra che comunque la vostra pratica progettuale negli ultimi anni sia un po' in linea con un po' un pensiero di Henri Lefebvre sulla relazione tra lo spazio, la società e la produzione. E la produzione si manifesta con l'azione di resistenza o l'azione in qualche modo affermative, e quindi lo spazio non è un contenitore, lo spazio pubblico non è un contenitore invariabile e rigido, ma è prodotto di una pratica sociale. E nello spazio pubblico oggi non ci distanziano solo alcuni metri regolamentati in modo stringente dalla legge in corso. Ora questa distanza è piena di paura, di diffidenza, di un'incredibile rabbia anche. E lo spazio pubblico perciò è diventato uno spazio dove la fuga prevale sull'incontro e l'angoscia sulla libera fruizione proprio di quegli spazi. E voi sappiamo un po' se condividete un po' questa sensazione, almeno anche visto che siamo in due luoghi geograficamente distanti, magari è interessante anche vedere come lo si percepisce a Roma e come ci possiamo incontrare ora e nel prossimo futuro negli spazi pubblici delle nostre città. Ci sembra un tema abbastanza centrale e a cui secondo noi anche non si dà il giusto spazio di riflessione al momento. Ci sono talmente tante altre priorità che in realtà una cosa centrale, che è quella della libertà di movimento e della socialità, sono ancora adesso messi un po' così, in stand-by. Sì, assolutamente d'accordo, nel senso che lo spazio pubblico, lo spazio in generale, sicuramente non è un contenitore invariabile, anzi è un contenitore che si forma e si plasma con il suo contenuto. Nel momento in cui questo contenuto viene a mancare, bisogna veramente interrogarsi su che senso, che utilizzo e che obiettivi abbiamo per questi tipi di spazi. E gli spazi appunto delle città sono spazi sicuramente prodotti da una pratica sociale, ma non solo, perché sono una stratificazione di una serie di azioni consce e inconsce, diciamo appunto stratificate sul territorio, che danno poi l'identità e il senso di questi luoghi, l'unicità di questi luoghi sicuramente. Adesso questa crisi appunto che ci porta via dal vivere questi spazi, che poi sono i luoghi in cui si dà forma reale alla democrazia, quindi i luoghi in cui effettivamente l'incontro e il confronto sono lo specchio della società in un certo senso, hanno influito completamente su tutti i temi appunto della prossemica e quindi del rapporto reciproco tra esseri umani all'interno della società civile. Quindi questa cosa, come diceva appunto Nassa anche prima, la mancanza da una parte è fortissima, la stiamo percependo tutti, chiaramente purtroppo non è il centro dei dialoghi politici, ma insomma comunque in tanti ci stiamo interrogando adesso a livello personale, a livello professionale su questa assenza, e però forse il rovescio della medaglia è dire che una mancanza così forte porta a muovere dei pensieri, quindi diciamo forse anche a muovere le fondamenta di qualcosa che era comunque in crisi anche prima di questa pandemia. E in questo mi riferisco sicuramente a quello che è appunto la semplificazione degli spazi della vita pubblica per assoggettarli a un controllo, che adesso è diventato un controllo diretto chiaramente per questioni sanitarie, però in generale insomma negli ultimi anni se ne è parlato molto, sono state pubblicate libri, riflessioni o comunque ricerche di tanti studi, tanti professionisti, tanti ricercatori sul tema appunto di come la gestione e la progettazione degli spazi pubblici induca o meno a un effettivo esercizio di democrazia, o se invece al contrario ogni tanto questa cosa venga implicitamente inibita da questi spazi. E quindi appunto questa semplificazione e questo controllo, che adesso sono obbligatori per certi versi, per questioni di ordine superiore, sono ciò che porta
ancora più un passo più lontano la città dal suo essere invece porosa, un sistema aperto, un sistema inclusivo, insomma un sistema in cui effettivamente crescere come individuo e come società. E come dicevo prima, per fortuna c'è un lato buono, nel senso che una mancanza così forte porta a riappropriazione necessaria dall'intimo delle nostre case. Noi ci siamo accorti il primo mese, si è parlato tanto di questa storia del balcone, della finestra, no? Del ritrovarsi in degli spazi che diventano i nuovi spazi pubblici, no? Quindi diciamo il senso di prossimità e di ricerca dell'altro anche all'interno degli spazi domestici trova un suo luogo, una sua configurazione, un suo momento. Non solo, anche chiaramente mi riferisco a tutte le reti sociali di solidarietà e comunque di resilienza, anche questa parola insomma è stata fin troppo abusata, però che la società ha dimostrato di avere, quindi non solo la società come struttura definita, ma proprio le persone fondamentalmente hanno un bisogno enorme di andarsi a cercare le une le altre e lo fanno in qualsiasi condizione. Questo ci fa pensare che un futuro diverso per certi versi è possibile e che dobbiamo cogliere la palla al balzo adesso per gettare le basi di questa possibilità. E noi ad esempio ci siamo interrogati tanto sui nostri strumenti di lavoro, perché Orizzontale appunto si lavora sullo spazio pubblico e l'ha fatto sempre con processi molto inclusivi, processi aperti, usando spesso il tema degli interventi temporanei come levano, come grimaldello in un certo senso, come diciamo strumento per stimolare l'ingaggio, stimolare la riappropriazione, stimolare la creazione di un'identità di una comunità. E il tema della temporaneità ci sembra essere un tema che adesso torna molto attuale, perché effettivamente le misure ad interim, cioè appunto prese per un momento specifico, possono prefigurare in bene o in male quello che verrà dopo. E quindi adesso forse in questo momento siamo tutti un po' chiamati a questo tipo di esercizio critico nel senso proprio letterale della parola, cioè, insomma, quindi di valutazione di quali sono i prossimi passi da compiere. È molto interessante questa cosa della temporaneità degli interventi, che adesso in realtà sono molto interessanti proprio per il fatto che appunto lo spazio pubblico attraverso una crisi già un po' più lunga, non è solo adesso si è accentuata in modo esponenziale proprio per questa chiusura totale, e forse questa temporaneità degli interventi che proponete e che si propongono in generale nello spazio pubblico sono interessanti proprio per rieducare all'utilizzo dello spazio pubblico senza fare poi questi degli interventi eccessivamente impegnativi per chi gestisce, per chi governa le nostre città. Quindi sembra molto interessante la temporalità come elemento molto attuale oggi. Sì, anche per noi la nostra pratica è sempre stato uno strumento, quindi diciamo si verifica ancora di più questo fatto che è uno strumento utile, se chiaramente ben utilizzato come tutti gli strumenti, per adeguarsi, per essere flessibile, per aiutare a fare un passaggio, perché poi appunto il temporaneo non è mai una cosa fine a se stessa, serve a far da ponte per una situazione successiva, insomma, però con delle avvedutezze, perché spesso e volentieri il temporaneo aiuta anche a fare dei test, quindi delle sperimentazioni, quindi a vedere cosa funziona e cosa no, in che misura, chiaramente può essere molto utile come tipo di strumento. Questo vorrei anche agganciarmi un po' e farvi un'altra domanda, perché si parla sempre tanto di diversi termini, no? Quando si parla della produzione artistica e architettonica sono ormai stabiliti anche nella teoria diversi termini, concetti chiavi e parole chiavi come la pluralità, la solidarietà, la interazione sociale, si parla tantissimo anche voi prima avete parlato di identità di luoghi, ovviamente il rapporto tra un luogo e tra una persona. Il pubblico diventa nei progetti della produzione artistica, architettonica, anche spesso il coproduttore. E parliamo anche tanto di una relazione antagonista e anche una relazione controegemonica nella sfera pubblica. E quindi il lavoro nella sfera pubblica e con la sfera pubblica diventa una pratica avanzata. A noi incuriosisce e ci interessa se alcuni di questi termini e idee assumono un significato particolarmente interessante e urgente per il nostro presente che viviamo
e anche se sono secondo di voi che mancano concetti e parole chiavi che devono essere ancora definiti e cercati in questo momento. Assolutamente moltissime di queste parole chiave che sono state indicate nella domanda sono tuttora fortemente presenti. Mi immagino la solidarietà come strumento adesso anche per riuscire a far fronte a anche una crisi, diciamo, economica che si sta affacciando molto, molto grande. Quindi l'interazione sociale, che pur trasformandosi si mantiene attiva necessariamente. Diciamo che questo, rispetto al confronto con, appunto, con la sfera pubblica e nel lavoro, nella produzione che avviene all'interno della città, quindi forse come termini serve costruire insieme, che è un termine che era utilizzato anche prima, ma è tuttora fondamentale costruire non solo in senso materiale e fisico, ma in senso anche più immateriale, immaginifico. E la, riprendendo la metafora delle parole chiave, la produzione della città la vediamo come un prodotto collettivo, è una scrittura collettiva, è un testo che necessita di varie interpretazioni, non solo quelle dell'architetto progettista, nonostante faccio un inciso politico, ma non stia per esempio all'interno della task force, ma mi viene in mente anche lo psicologo, per esempio, che non c'è. E quindi c'è una necessità di creare delle sinergie, quindi interdisciplinari e intergenerazionali, perché è così, diciamo, che si riesce poi effettivamente a creare una sorta di modello da queste parole chiave, cioè trovare una direzione per avere uno sviluppo sociale. Perché al momento siamo dominati e governati dalla normativa, che però non è l'unico strumento per riuscire a dare forma alla società, alle abitudini anche. E un'altra parte, diciamo, molto, molto importante è superare forse la dicotomia che esiste tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Quindi forse bisogna capire cosa il rapporto tra collettivo e individuo, l'interesse individuale nel senso della natura più intima della persona, e però vedendola in una sfera collettiva e quindi non negando anche, diciamo, le diversità percettive o di necessità che ci sono in questo momento. Quindi forse un vocabolo che dovremmo ritrovare è anche, mi viene in mente anche diversità, adattamento è un qualcosa che c'è anche molto forte. E diciamo che la sfera di produzione culturale, la politica, devono riuscire, il pubblico anche più in generale, deve riuscire a trovare dei canali per scrivere questi termini e capire quali sono effettivamente le nuove parole chiave di cui necessitiamo. Una cosa di cui, secondo, insomma, anche quello che sta avvenendo, non nemmeno rinunceremo, sarà l'autoproduzione e la coproduzione, appunto. Questa costruzione di nuovo immaginario dello spazio e delle abitudini che comunque dovranno essere adattate al momento, ma sappiamo che comunque vogliono ritornare ad incontrarsi e non prendere delle derive distopiche che vengono comunque paventate in questo momento. Mm-hmm. Questo è. Vorrei approfondire un attimo la parola chiave diversità, perché magari la diversità, cioè il spazio pubblico ha il potenziale, no, di fare anche vedere
quanto siamo, cioè quanto la diversità potrebbe avere un valore o ha un valore. Però anche prima di questa pandemia in realtà la diversità era sempre una cosa che non si voleva fare vedere nello spazio pubblico. Secondo voi questo è cambiato adesso? Cioè è cambiato, cioè è più accettata questa diversità di cui per fortuna le nostre società sono fatte o no? È una bella domanda, perché sì, io credo che comunque siamo all'interno di un processo di accettazione di quello che sono le diversità. Penso anche a come è cambiata la cultura e l'approccio a ciò che viene identificato come diverso, cioè altro da sé, da anche, diciamo, la breve, diciamo, questa esperienza di vita che c'è stata, quindi... sì, c'è un'accettazione di diversità, non c'è ancora uno spazio effettivamente per riuscire a... non c'è effettivamente ancora uno spazio dove si possa esprimere con forza. Cioè era il lavoro che stavamo facendo, che comunque era all'interno dello spazio pubblico, perché è uno spazio casuale, quindi può essere attraversato da chiunque, da persone che hanno diverse estrazioni sociali, diverse età, diversa cultura, lingua, soprattutto in un mondo che adesso vive di mescolanze comunque tra diverse culture. E, lo spazio attuale è quasi... lo spazio pubblico aveva comunque viveva comunque di alcune operazioni di standardizzazione, sempre perché comunque la standardizzazione è un processo meno complesso da gestire, sempre in quel senso. Però essendo parte stessa di uno spazio non completamente controllabile, perché è aperto ai comportamenti individuali più disparati, credo che nonostante questi nuovi magari codici, cioè, volevo scambiare con voi un pensiero rispetto al fatto che mi immaginavo anche come distopia, come quello che sta succedendo in questo momento è anche una riscrittura di regole di costume, quasi del rituale anche del salutarsi, cioè molte cose si stanno adattando e stanno cambiando molto rapidamente, forse sempre anche in un'ottica, secondo le disposizioni, che è sempre un volere di standardizzazione, ma non è possibile standardizzare il reale, questo è quello che pensiamo. Si può dare un principio generale comune che possa ordinare le cose, ma è difficile ordinare, quindi dare spazio, quello che sarà necessario sarà dare spazio ai comportamenti, comportamenti peculiari, dare forma, cioè dare spazio e dare forma anche a ciò che in questo momento non riusciamo neanche ad immaginarci noi, perché lo spazio dell'indeterminato, la città per noi è lo spazio dell'indeterminato, e lo spazio pubblico ha la necessità anche di lasciare lo spazio a ciò che non era immaginato, pianificato o determinato prima. Quindi non è una risposta univoca, perché è difficile avere una risposta univoca in questo momento. Però mi sembra, Massa, che tra le cose che hai detto adesso e anche quelle che dicevi prima ci sta una coppia, anzi forse addirittura una triade, perché appunto diversità si associa con la complessità e si associa con l'inatteso, sì. Mentre tutto sì. Il contrario, abbiamo un discorso di semplificazione dovuto al controllo, comunque dovuto a politiche di restrizione di queste complessità, che si associa chiaramente con ciò che è prevedibile e ciò che è uniforme, che è questa standardizzazione di questi spazi, no? Esatto. Quindi adesso forse è proprio quello, essendo tornati all'osso, magari avremo la spinta per andare un passetto più là, almeno quello che dobbiamo provare tutti quanti a fare. Ma sicuramente in questi giorni penso anche quanto probabilmente veloce, in un certo senso anche in un modo veloce ci abituiamo, no, alle nuove regole e anche ai nuovi
comportamenti che dobbiamo avere in futuro nell'incontrarsi nello spazio pubblico, eccetera. Cioè, da un lato sono felice perché sicuramente noi esseri umani ci adattiamo molto velocemente, ma dall'altro lato ho molto anche paura di che noi così velocemente probabilmente ci abitueremo, no? Anche di avere una distanza fisica, avere probabilmente ancora, o chissà, forse spazi segregati di più che prima, no? Delle certe comunità che si ritrovano in certi spazi. Vedremo se è tutto una pagina aperta che si scriverà. Dobbiamo essere anche attivi, scusa se ti interrompo, ma bisogna essere veramente molto attivi, cioè essere proprio richiedere con molta coscienza il fatto di non voler accettare queste come condizioni nuove da adottare per sempre. Va bene l'eccezionalità ed è importante anche il rispetto di questi decreti per in questa emergenza, ma noi dobbiamo essere molto chiaramente attivi e offensivi nel dire cosa che non accettiamo questo come modo di vivere. Come ci siamo abituati così in fretta a questa nuova condizione, io non mi voglio abituare, io non sono abituato ancora a questa condizione, devo dire. Non, l'accetto, ma non è un'abitudine. Io non mi voglio nemmeno abituare a questa nuova condizione. Per me la condizione di vita di cui ho bisogno è quella della relazione, della socialità, dell'incontro, del contatto fisico. E io non accetto il fatto che questo mi venga negato. Questo deve essere proprio una... Per questo è anche molto interessante che si lavori sullo spazio pubblico proprio in questo momento, quando si deve far sentire a gran voce questa non volontà di accettare appunto questa come condizione che ci accompagnerà nel futuro, no? Sì, assolutamente sì, anche perché a volte l'emergenza è stato il grimaldello di una narrazione che portava a prendere anche delle scelte senza, diciamo, farle metabolizzare anche a un più largo numero di persone, perché è nell'emergenza in cui, e l'eccezionalità in cui si dice che non si può fare altrimenti e quindi si digerisce forse più facilmente. Però credo che anche quando parliamo del lavorare nello spazio pubblico è per lavorare su ciò che non funzionava già da prima, ma ritornare a fare ciò che funzionava. Non esisterà che io incontro una persona e non l'abbraccio, per esempio. Forse temporaneamente bisognerà trovare delle maniere per hackerare la condizione all'interno della quale ci muoviamo. Quindi trovare delle soluzioni creative di adattamento temporaneo, però. Questo è diciamo la riflessione. E anche per reagire, come diceva, per riconnettermi a quello che diceva Daniele. Perché non è detto che magari invece non si nascondano delle soluzioni possibili da adottare per non, diciamo, per toglierci da questa sensazione di isolamento nel quale ci troviamo, diciamo. Ovviamente di questa situazione che viviamo siamo stati, o anche di questa pandemia, siamo stati tutti accolti di sorpresa, no? E improvvisamente abbiamo dovuto cambiare radicalmente il nostro modo di vivere, di lavorare, di immaginare. E sentiamo ovunque sempre questa frase: niente sarà come prima. Una frase che ci mette un po' angoscia, ma apre anche a nuovi immaginari, apre anche a possibilità, no? Nel vostro lavoro, ovviamente, l'incontro che avete adesso anche raccontato prima è in primo piano. Quale opportunità vedete di questa niente sarà come prima e il nuovo capitolo che si apre? Che opportunità vedete
e anche come è cambiato il vostro lavoro in queste settimane, in questi mesi già, e come adattate il vostro lavoro a questi nuovi contingenti. Come ci siamo adattati? Un po' come tutti, con difficoltà, come si può, diciamo, al nostro meglio. E, esatto, adattati forse è la parola esatta, per riprendere anche quello che diceva prima Daniele e Nas. Il discorso è che l'uomo, oltre ad essere un animale sociale in primis, è un animale che si adatta a tantissime cose, molte più di quanto noi non potremmo mai pensare. E anche lo spazio pubblico fa lo stesso per certi versi, appunto. Lo spazio pubblico è un contenitore, quindi a seconda di quello di cui viene riempito o svuotato, reagisce di conseguenza adattandosi alle condizioni, appunto, rendendosi più selvatico, rendendosi più standardizzato, rendendosi più inclusivo o più esclusivo a seconda delle sollecitazioni. E su questo, appunto, penso che sia il nostro modo di funzionare, appunto, di studio, da un punto di vista di pratica professionale, e il nostro oggetto di ricerca, quindi lo spazio pubblico, siamo in una fase di adattamento che si spera, nella migliore delle ipotesi, che porti proprio una rinascita, appunto, a una nuova primavera di possibilità diverse e di ripresa di consapevolezza e di vita, no? Proprio adesso quello che è stato negato diventi un motivo per prendere consapevolezza di una serie di cose che probabilmente esistevano anche prima, ma magari non riuscivamo a notare o a mettere a fuoco con la stessa forza, con la stessa energia. Quindi, ecco, appunto, sicuramente è un periodo di incognite, nel senso che l'adattamento è momentaneo, è temporaneo e ci fa da ponte per arrivare a un momento che verrà dopo. Questa cosa che verrà dopo nessuno può, cioè non è assolutamente dato sapere cosa sarà, che forma avrà, se non che le decisioni che prendiamo oggi, anche in uno stato di emergenza, quindi anche soggetti a delle sollecitazioni forti, che forse ci fanno un po' chiudere gli occhi su certi aspetti, dobbiamo essere molto vigili, perché invece sarà quello che darà forma un po' allo spazio che vivremo domani. Il vostro lavoro, e come è cambiato il vostro lavoro anche nel collettivo? O... Quello chiaramente, noi, nonostante siamo dislocati adesso in svariate città, abbiamo sempre avuto un uso a lavorare insieme nel senso fisico. Quindi ci siamo sempre visti, lo studio è sempre stato la nostra base per tutti questi anni. E, capita in certi periodi che ci vediamo meno, perché essendo tanti, poi ognuno si occupa di un progetto, quindi siamo anche molto in giro. Adesso tutto questo non è possibile, quindi non solo siamo fisicamente bloccati in un'unica città, qualsiasi essa sia, ma non ci vediamo nemmeno praticamente, comunque ci siamo visti pochissimo per strette necessità. Per certi versi c'è anche da dire che siamo tra i fortunati che in questa situazione si possono adattare, quindi non siamo in prima linea davanti all'emergenza, non siamo in situazione di grandissima crisi, per fortuna non abbiamo avuto problemi né noi né le persone a noi vicine. Questo appunto fa sì che è una situazione diversa. È capitato anche in concomitanza con il nostro 10° compleanno, perché Orizzontale di recente ha fatto 10 anni e ci eravamo immaginati un momento di grande festa, che ovviamente adesso è rimandato a data da destinarsi, e ci siamo accontentati di una festicciola su Zoom come purtroppo si fa di questi tempi. Però ecco, il periodo di quiete, se così lo vogliamo dire, ci ha dato anche la possibilità di ragionare molto, così come stiamo facendo adesso con voi, l'abbiamo fatto con tante altre persone, anche tra di noi tantissimo, perché effettivamente questo terremoto di questo periodo ha toccato proprio le fondamenta di tutto quello che siamo come persone e come architetti, quindi sicuramente il tempo per pensare, nonostante un po', insomma, non sia facile così isolati, così fermi, avere effettivamente un flusso di pensieri lucido e coerente nel tempo, però è un'occasione effettivamente rara, più unica che rara, quindi bisogna prendere il buono anche di questo e approfittarne, almeno di quello che si può. Tu volevi dire qualcosa prima, Nasrin? No, se no mi vorrei... No, no, io andrei avanti. Ok. Interessante anche quello che adesso dicevi, Margherita, quella... adattare anche la nostra professione di architetti, cioè la nostra esistenza personale, ma anche ovviamente il nostro ruolo da professionisti, no? Professioniste. E vorrei porvi una domanda o riagganciarmi a una domanda
che si è chiesto la curatrice Mary Jane Jacobs, si è posta questa domanda: How can we truly relocate the nature of art to face and to facilitate our need for human communication and human connection? E quindi è interessante anche pensare che ruolo può avere la produzione artistica e progettuale in questa fase. Allora, il ruolo della produzione artistica e progettuale, la produzione artistica intanto emozionalmente ci dà un stretto contatto con quella che è la sfera emozionale, quindi ci mantiene in equilibrio in un certo senso, la nutre, quindi è necessaria sotto il punto di vista psicofisico, sotto questo aspetto. Poi dall'altro c'è anche il lato di sviluppare un pensiero critico e di riuscire a metabolizzare e a comprendere la situazione all'interno della quale ci stiamo muovendo e credo una delle parti più importanti, appunto sviluppando il pensiero critico, è quello di riuscire poi ad uscire dalla sfera dell'immaginazione, quindi ci fa immaginare degli scenari possibili, però ce li fa anche mettere in pratica, quindi può secondo me dare anche delle direzioni rispetto a delle soluzioni, non delle soluzioni necessariamente, però a delle a delle risposte che magari stiamo cercando in un certo senso, a sperimentare. Sempre questa parola mi dispiace perché magari torna molto in maniera ridondante, la sento molto ridondante, ma è un metodo con cui in questa fase così incerta si può riuscire a testare, a provare delle modalità per comunque mantenerci in equilibrio, mantenerci vicini e quindi rispondere alle nostre necessità attuali e allo stesso tempo però gettare le linee per delle cose che serviranno nell'immediato futuro temporale, perché questa fase appunto deve essere superata, deve essere attraversata, quindi diciamo deve essere temporanea come è tutto, diciamo. E l'altro aspetto cardine del processo artistico e progettuale, oltre appunto a gettare delle basi, dare spazio di espressione, è il fatto di riuscire a coinvolgere le persone e il pubblico, a formarsi un'idea, ma anche a poterla esprimere e veicolare. Quindi il ruolo è come in anche altre fasi di crisi umana che abbiamo vissuto, assolutamente al centro. Il ruolo dell'arte, della progettazione anche di altro tipo. Questo coinvolgimento delle persone mi porta anche un po' alla prossima domanda e anche alla ultima domanda, sia il coinvolgimento delle persone, ma anche prima, quando abbiamo parlato di parole chiavi, avete anche aggiunto la parola chiave interdisciplinarità. E quindi volevo chiedervi, adesso per fortuna entriamo in questa lunga attesa fase 2, nella cosiddetta fase 2. E non riusciamo ad immaginarlo e tutto sarà una incognita. Adesso, come possiamo aprire nuovi immaginari ora e anche come la vostra pratica, la nostra pratica, la progettazione in generale può accompagnare anche questa fase di accompagnare questa fase di cambiamento? E soprattutto mi chiedo appunto parola interdisciplinarità e anche coinvolgere le persone, abbiamo bisogno di nuove alleanze e abbiamo bisogno di nuove collaborazioni, nuove alleanze, e se sì, quali secondo voi?
Sì, questo è assolutamente, appunto, questa fase 2 di cui questi giorni si è parlato tanto è sicuramente un'ulteriore fase, forse ancora più incognita della prima, nel senso che la prima è stata repentina, però è stata molto determinata per certi versi. Mm-hmm. E invece questa incognita, questa imponderabilità di quello a cui stiamo andando incontro effettivamente è un tema che sta toccando le persone a tutti i livelli, perché emotivamente sono un po' al limite, perché da un punto di vista proprio politico generale non si sa bene cosa immaginarsi del nostro futuro. Però questo, quando ne abbiamo parlato, ci ha fatto sorridere, perché in realtà, semplificando un po' il tema, chiaramente riportandolo alla nostra scala di azione e di interazione, si tratta di pianificare l'indeterminato, che è quello che noi, diciamo, cerchiamo di fare sempre con tutti i nostri processi, no? Appunto, la temporaneità è uno strumento, come ci siamo detti, è uno strumento che prefigura, è uno strumento che mette in piedi delle possibilità. E forse è proprio quello che dobbiamo riuscire a fare. Come non si sa, nel senso che è un percorso ogni volta da riscrivere da capo e che porta a risultati tendenzialmente inaspettati, perché è proprio quello l'obiettivo. E per fare questo delle alleanze sono assolutamente necessarie, perché le discipline che regolano proprio il vivere umano sono tantissime, quindi diciamo l'architettura, ma anche l'arte, insomma nessuna da sola è autosufficiente, così come gli esseri umani, ci siamo accorti che stare da soli, abbiamo tante risorse per affrontarlo, ma poi alla fine effettivamente senza un discorso di comunità e di relazioni non si arriva da nessuna parte. E quali alleanze vi potete immaginare di concreto? Diciamo, noi nel nostro piccolo ne abbiamo già sperimentate tante, perché noi appunto facciamo gli architetti ma ci occupiamo di spazi umani e urbani, quindi lavoriamo spesso con persone che si occupano di questi aspetti qui, che siano appunto psicologi, sociologi, insomma persone che si occupano degli aspetti più delle comunità, e poi invece con gli artisti o comunque tutte quelle persone che si occupano di mestieri creativi, che riescono a reinterpretare e a dare voce a questi processi che coinvolgono i contesti urbani. Quindi ecco, sicuramente nel plasmare la città sono una serie di aspetti. Poi esistono tutte, appunto, chiaramente le questioni più tecniche, le questioni più normative, le questioni di discipline diverse. Ma insomma, nella nostra piccola sfera questi sono sicuramente dei contributi che riteniamo essenziali per lavorare bene. Io vorrei anche il contributo scientifico in questo senso, perché al momento l'osservazione è che si seguono, non necessariamente a un punto di vista critico il mio, però diciamo è una provocazione il fatto che si stiano seguendo delle logiche che si basano su un processo scientifico su base statistica, con analisi dati, cosa sono questi dati, cosa non sono, e anche qui secondo me invece riuscire magari a intrecciare tra di loro e mettere insieme la scienza, il metodo scientifico con l'approccio culturale e artistico ci può forse dare degli strumenti per leggere criticamente quelli che sono i dati e che vengono fuori da indagini scientifiche, e possiamo prendere invece dal metodo scientifico, come ci è capitato anche in passato comunque direttamente sulla pratica che portiamo avanti dal 2010, quello di provare e sperimentare, perché comunque la realtà esiste quando è decifrata, ma anche quando è sotto un certo punto di vista provata empiricamente. E quindi secondo me il rapporto tra la scienza e l'arte, ora sembra un discorso da zichichi, però forse bisognerebbe farlo. Quello che ho visto attualmente a livello politico è che invece si dà un peso diverso tra le due sfere, mentre sono estremamente interconnesse tra loro. Mi fai pensare a un'altra cosa che abbiamo tralasciato, ma che è implicitamente ovviamente onnipresente, è il tema della comunicazione, da cui siamo partiti, nel senso che tutti questi aspetti devono essere comunicati, perché la comunicazione è quello che poi fa effettivamente rendere le persone partecipi, e questo va fatto in maniera, diciamo, onesta intellettualmente e con un intento effettivamente di comunicare e coinvolgere. Quindi tutto quello che riguarda la comunicazione, ma dalla comunicazione interpersonale all'informazione in generale, sono effettivamente discipline al momento necessarie e che bisognerebbe un po', diciamo, di cui avere cura. E lì vedo anche una grande possibilità, una grande opportunità, no? Nell'arte, una capacità, una bellissima capacità che l'arte ha, e anche che l'architettura e la progettazione ce l'ha in generale, questa possibilità di comunicare a
a una comunità più larga e anche magari attraverso l'architettura sviluppare anche delle non cioè sviluppare dalla comunicazione anche spazi tridimensionali, anche dove la comunicazione può entrare in un altro modo, far parte della nostra realtà o anche entrare fisicamente anche, no? Sì. No, grazie mille. Chiudere, volevo fare una... Visto che abbiamo ufficialmente avviato questa nostra residenza a Bolzano, in questo bellissimo modo, vi accogliamo a braccia aperte, come si suol dire. No, visto che, giusto per tornare un po' a questa residenza, volevo sapere un po' se cosa vi aspettate da questa residenza, conoscete un po' Lungomare, un po' abbiamo tracciato adesso la reazione al Covid-19, ma invece la reazione allo spazio di cui siete ospiti e il luogo in cui siete, vi troverete ad agire, avete fatto dei ragionamenti, qual è la vostra sensazione? Questo allora, è un punto di vista molto diverso, esatto, mi sa che devi cominciare tu che lo conosci almeno. Io la conosco. Per sentito dire ancora. Io la conosco, io ho conosciuto in maniera molto interessante la realtà di Lungomare, ho visto con piacere Bolzano, c'ero venuta tantissimi anni fa, quindi sento ancora, diciamo, umilmente di non avere una, come dire, conoscenza del contesto, anche se cosa mi aspetto? È una bella domanda, perché era un contesto talmente lontano da quello romano, quello che ho vissuto lì, questo rapporto tra la parte costruita e il paesaggio e tutti gli spazi che ci sono intorno alla città e la vita del fiume, quello mi ha colpito moltissimo, il parco lineare per arrivare da voi verso Lungomare. Poi l'ho vissuta nel periodo natalizio a Bolzano, quindi devo dire che ho avuto un'immagine forse classica di un paese, di una città montana di in quel periodo e molto forse anche in cui è molto radicato anche dalla cultura del Natale, però sicuramente mi aspetto di conoscere, di incontrare persone con cui sarà molto interessante collaborare e lavorare. Mi ha molto colpito il centro di Bolzano come fosse un ambiente che ho sentito molto distante, non so perché, a livello emozionale. L'ho trovato molto un posto bello sotto un certo punto di vista, ma anche poco spontaneo, non so come dire. Molto, sì, molto, un'immagine molto costruita, molto perfetta, e da alcuni approfondimenti ho visto che ci sono anche degli spazi intorno a Bolzano che forse sono magari interessanti, c'è una produzione artistica e culturale che ci piacerebbe conoscere, e quindi per ora grande aspettativa. La domanda è, col Covid come facciamo? Quella viene sempre. Mi sono tutte le domande, veniamo in quarantena, sai, le immagini che si hanno. Però c'è una grande proiezione a fare questa residenza, e magari a tornare a mangiare i knödel anche, dove mi avete portato l'ultima volta. No, c'è una grande aspettativa, perché è un contesto interessante e inedito per noi dove lavorare. Va bene, allora, anche che se tu hai altre domande, se no io chiuderei questa prima chiacchierata, questo primo incontro, anche se appunto purtroppo virtuale. E speriamo di veramente riuscire a vederci presto e di portare veramente nella concretezza questo progetto insieme. Intanto un caro saluto a tutti e ciao. Grazie. Grazie a voi. Ciao.